Buongiorno, buongiorno con noi in questo venerdì 26 febbraio 2016. Siamo al termine di una settimana intensa, ricca di notizie che ogni mattina, come sempre, abbiamo commentato insieme in diretta. Anche in questo caso vedremo insieme le principali notizie che arrivano dalla provincia di Lucca, ma uno sguardo anche a quelle nazionali e internazionali. Questa mattina però parleremo anche di formazione e di economia, perché ospite a Buongiorno con noi c'è Claudio Romiti, presidente di Formetica, vice direttore di Confindustria Toscana Nord. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Grazie per aver accettato il nostro invito. Vorrei partire proprio dal suo ruolo di presidente di Formetica. Per chi non lo sapesse, il consorzio è un'agenzia formativa che fa parte di Confindustria Toscana Nord, e che opera dal 2002, se non mi sono documentato male, dottore, e appunto si occupa di formazione particolare. L'obiettivo è quello di dare ai lavoratori e alle imprese ovviamente delle persone appunto formate, che possano dare un contributo importante. Questa mattina con lei parleremo in particolare di due eventi che stanno per svolgersi: un corso di formazione molto particolare con uno chef stellato, e poi un corso di formazione post diploma. Però vorrei partire proprio da Formetica. Per chi non la conoscesse, ho detto bene, no? È un consorzio che però è un'agenzia formativa che fa parte di Confindustria, voluta da Confindustria. Esattamente, sì. È una società di servizio, quindi, per la formazione di Confindustria, che, come stava ricordando giustamente prima, serve a fare la formazione per quanto riguarda tutti i rami dell'azienda, dalla sicurezza all'ambiente e altre tematiche, ma soprattutto sta anche cercando di guardare sempre la formazione verso il carattere manageriale e formazionale e formativo delle persone. In questa logica di formare le persone, formare il management e formare nuove linee imprenditoriali, è nata l'idea di avere delle linee di prodotto di formazione, di alta formazione non convenzionale, appunto l'acronimo FAN, che porta, diciamo così, a fare sì che gli utenti possano pensare di innovare, diciamo così, il loro pensiero anche con provocazioni, diciamo, culturali diverse. In questo caso, in questo contesto, si innesta il cuoco Cannavacciuolo. Sì. Ma noi non parleremo di scuola di cucina, ovviamente. non è che si parla di cucina, si parla di come la passione, la dedizione, l'innovazione possono trasformare un lavoro tradizionale in un'impresa diversa, quindi come formare imprese in modo innovativo partendo dalle basi tradizionali che ci possono essere. Quindi ci saranno vari personaggi che verranno da noi chiamati a fare queste presentazioni. Il primo appunto è Cannavacciuolo, ma ne seguiranno altri del mondo della cultura, della scrittura, dell'arte, del web, in modo tale che si possa veramente coniugare questo connubio dell'innovazione, però legata alla passione e all'impegno che ogni imprenditore deve mettere per formare una nuova impresa, quindi anche a volte diventare imprenditori di se stessi, che è una cosa non facile da imparare. In particolare, visto che è già entrato nell'argomento, questo corso, e già ve lo dico, tutte le informazioni riguardo ai corsi di Formetica le trovate sul sito internet, semplicissimo, formetica.it. La cosa infatti che mi ha colpito di questo corso, affrettatevi se siete interessati, perché le iscrizioni, insomma, stanno andando benissimo. Il corso si svolgerà il 23 marzo, no? Il titolo è semplificativo: La ricetta del successo. Ecco, ovviamente chi ci sta guardando probabilmente conosce Antonino Cannavacciuolo, perché è protagonista proprio in questo periodo di Masterchef, ma insomma poi è stato protagonista di altre molte trasmissioni televisive. Ecco, quello che avete scritto per spiegare un po', no? L'obiettivo della giornata di formazione non convenzionale è dunque rendere alla portata di tutti un'esperienza che ha prodotto risultati, che, se applicata correttamente, può essere ripetuta in ogni ambito. Quindi Cannavacciuolo parlerà della scelta dei collaboratori, del marketing, dell'innovazione, che gli hanno permesso poi di essere unico. Perché in un momento di crisi, o quantomeno adesso forse usciamo dalla crisi e poi magari lei ci dirà qualcosa, bisogna anche essere capaci come imprenditori, come piccoli anche imprenditori, no? Perché insomma non è che dobbiamo per forza parlare di
grandi multinazionali, bisogna essere unici per distinguersi, è questo qualità. Il concetto. Unici, qualità e tra l'altro dico anche gioventù, perché Cannavacciuolo non è che dobbiamo parlare di anagrafica, però insomma viaggio sui 40 anni ed è un personaggio molto affermato, quindi avere questa voglia di partire da giovane, partire con la scuola, partire con l'esperienza per pianificare un programma di sviluppo che sicuramente è estremamente importante e fondamentale. Infatti in questo corso noi, come dicevo prima, non parleremo di cucina, anche se ci sarà uno show cooking di una mezz'oretta per far vedere chiaramente il risultato del lavoro, ma soprattutto cercheremo di capire quali sono, come stavo anticipando, le chiavi per cui si possa inventare una professione, trasformare una professione da tradizionale a innovativa e diventare, quindi si parlerà di quelli che sono appunto le leve di marketing, le idee innovative, ma forse vorrei anche pensare alla capacità di non arrendersi mai, di trovare sempre delle esperienze nuove, delle miscele, diciamo così, che possono far nascere nuove idee che portano poi a quello che abbiamo visto. E come dicevo prima, l'età è importante, perché una persona che è quarantenne in Italia, dove si pensa di iniziare a lavorare dopo i 40 anni, evidentemente una persona che già possa ricordare tutte le stelle e le forchette che ha ricevuto, chiaramente dimostra che il successo si può conquistare anche da giovani. Il suo rapporto con la cucina, devi un po' sull'argomento, ma insomma giusto per curiosità. Ma io sono un buon utente e poi dico, siccome sono un chimico, se mi danno la ricetta mi posso anche dilettare, però con la ricetta, senza fantasia. Ah ecco, ma c'è un piatto che cucina più volentieri e che le riesce meglio? No. Con la ricetta si fa tutto. Quindi lei proprio è attento alle dosi. Si dice, io so in cucina, che soprattutto chi è bravo con le dosi, a seguire bene, a seguire bene le indicazioni, e lei appunto essendo chimico diceva sto curo molto. Fedelmente alla dose. Dovrebbe essere molto bravo a fare i dolci, perché quello della pasticceria è proprio un settore in cui si può inventare pochissimo, bisogna stare attenti molto alle dosi, non so se le risulta. Confesso che lì non mi sono mai praticato, perché non è primario nell'alimentazione dal punto di vista di necessità, però penso di sì, perché ho la figlia che in questo campo dimostra proprio quello che sta per dicendo. Ecco, torna. Mi ha incuriosito, poi le faccio entrare nel dettaglio se ci può svelare qualcosa, che ovviamente in questo ambito dei corsi FAN, sono corsi appunto un pochino che rompono gli schemi, no? Come diceva lei, ci saranno altri personaggi anche in altri ambiti, vediamo se mi può anticipare qualche cosa. Prima di continuare a parlare con lei vorrei far vedere ai nostri telespettatori le prime pagine dei giornali che si riferiscono alla cronaca di Lucca, in particolare questa è La Nazione, in primo piano, abbastanza scontata, la vicenda di cui ieri vi abbiamo parlato, orrore nel fiume, questo è il titolo, ho trovato un cadavere senza testa a San Pietro a Vico, è giallo. E poi 9 milioni per ospitare i migranti, al nuovo appalto della prefettura ammesse 18 realtà, si arriverà a quota 800 ospiti, scrive Paolo Mandoli a pagina 5, poi vedremo i dettagli. E poi oggi una giornata importante per la città di Lucca, Mura, Fondazione Cassa completa i restauri, deciso un ulteriore stanziamento, conclusione dei lavori entro il 2017, oggi c'è una nuova inaugurazione. L'apertura anche del Tirreno relativa alla scoperta di questo corpo senza vita, cadavere senza testa sul cerchio a San Pietro a Vico, la scoperta di un residente sarebbe rimasto in acqua per mesi. Poi all'interno l'approfondimento con due pagine dedicate alla vicenda, 10 nomi sulla lista, il DNA darà la risposta, la polizia punta sulle persone scomparse da Lucca negli ultimi 18 mesi, TAC e autopsia per scoprire le cause di morte, non si esclude alcuna ipotesi, anche se ovviamente siamo all'inizio, più che a un atto violento, quindi a un omicidio tanto per intendersi, insomma probabilmente siamo di fronte ad una persona che si è tolta la vita, magari gettandosi nel fiume qualche mese fa. Vi segnalo, come vi abbiamo fatto vedere in prima pagina, a pagina 5 della Nazione, questo approfondimento di Paolo Mandoli sui migranti, sull'emergenza migranti, un appalto da 9 milioni di euro è la cifra necessaria per il 2016,
finora 683 ospiti, possibili altri 200 arrivi. Il fenomeno, scrive La Nazione, appare in costante crescita e potrebbe registrare una media di 800 ospiti al giorno da aprile a dicembre prossimo. E poi spazio anche alla vicenda del campo nomadi, sgombero e case rom, no grazie. L'intervento di Santi Guerrieri di Fratelli d'Italia N e stasera anticipa La Nazione, e ve lo ricordo anche io, ovviamente alle 21 su Noi TV, nello speciale TG Noi, parleremo proprio del futuro dei campi nomadi a Lucca e delle politiche abitative del comune. Avremo qua ospite l'assessore Antonio Sichi e poi ci sarà anche proprio Santi Guerrieri. Un commento, Romiti, glielo faccio fare su questa notizia che venne riportata dalla Nazione. Fondazione Cassa, nel 2017 completi i restauri delle mura, alla fine l'investimento sarà di 13 milioni di euro, intanto questa mattina viene presentata la fine dei lavori per il restauro di 3 sotterranei, viene riaperto quello di Santa Croce, mentre a Natale era toccato a quelli di San Martino e San Paolino. Ovviamente le mura di Lucca sono un simbolo, qualcosa di più per la città, e quindi insomma questo è un grande risultato perché avevano bisogno di essere ristrutturate, di essere restaurate. Sì, direi appunto grazie alla Fondazione che ha rimesso un grande investimento, quindi un grande risultato a queste mura di Lucca che chiunque venga oggi le vede veramente fruibili e molto belle da vedersi rispetto a quello che era il degrado che iniziava a manifestarsi in maniera evidente alcuni anni fa, quindi so che è stato un grande impegno, un grande lavoro, ma il risultato sicuramente premia questo sforzo fatto. E ieri, fra l'altro, a proposito di luoghi storici della città di Lucca, il Comune, ne abbiamo parlato anche nel nostro TG, ha annunciato l'inizio dei lavori al muro di Villa Bottini che era crollato nel 2007, ma anche a quella parte di muro che era rimasta in piedi ma con grandi difficoltà. Ci siamo, dopo 8 anni, il cantiere per rifare il muro crollato. Lei ha un luogo di Lucca a cui è particolarmente affezionato, appunto le mura, oppure una chiesa, una piazza, c'è qualcosa che le piace particolarmente? Obiettivamente tutta Lucca è bella, quindi scegliere già un luogo è forse una parte meno interessante. Probabilmente una visione che ogni tanto vado a cercare, a ricercare, è il Palazzo Fanner visto dalle mura. Questo è un qualcosa che dà un colpo d'occhio, probabilmente di un dettaglio di gradevole. Sì. Però non vuol dire, senza far torto a tutto il resto, che è veramente molto molto bello in città. Dobbiamo fermarci per una breve pausa. E se posso aggiungere, in sì, questo momento Corso Garibaldi con le magnole in fiore è un altro punto. Sì, ha ragione, assolutamente, da vedere in questi giorni. Ci fermiamo per una breve pausa, poi torniamo insieme ancora a Claudio Romiti per parlare di Formetica, però mi approfitto anche perché ieri è uscito un report legato proprio a Confindustria Toscana Nord con alcuni dati che si riferiscono alle imprese in provincia di Lucca e non solo. A fra poco. Di nuovo insieme alla seconda parte di Buongiorno con Noi in questo venerdì 26 febbraio in compagnia di Claudio Romiti, presidente di Formetica e vice direttore di Confindustria Toscana Nord. Prima di tornare a parlare di Formetica e dei corsi di formazione, vorrei parlare con lei della Confindustria Toscana Nord, di questo nuovo soggetto. Ieri è uscito uno dei primi report stilati proprio dal centro studi, trova spazio anche a pagina 7 del Tirreno. Il titolo è: le aziende si sostengono con l'autofinanziamento, però insomma i dati che emergono sono bilanci del 2014, vengono messe insieme le società di capitali manifatturiere dell'area Lucca, Pistoia e Prato. Crescita dei ricavi del più 1,6, valore aggiunto più 4,2. Per semplificare, e so che non è semplice, è un segnale positivo? Significa qualcosa? Sicuramente quando c'è un più davanti è sempre un segnale positivo e dobbiamo prenderlo con quest'ottica anche di positività. Si evidenzia da questo lato come alcune aziende cominciano a capitalizzarsi maggiormente, e questo è legato alla crisi del credito che avevamo registrato negli anni precedenti. C'è da dire però che questa tendenza positiva non può essere vista in maniera
uniforme. Purtroppo ci sono settori che ancora non stanno recuperando, non stanno andando bene, quindi c'è una ripresa debole, lenta, a macchia di leopardo. Quindi il segnale sicuramente da leggere positivamente, ma non può essere ancora un momento di completa euforia per questa economia che deve recuperare, ma ancora non lo è su tutto il territorio. Si è discusso molto della fusione, dell'unione delle forze fra le varie confindustrie provinciali. Che cosa significa aver unificato la Toscana del Nord? Ma per noi significa provare a dare dei servizi maggiori alle imprese, e questo primo studio va già in quella direzione, quindi far vedere che si può, unendo le forze, fare qualche cosa in più a vantaggio delle imprese, a vantaggio del territorio, qualcosa in più in maniera economica, perché effettivamente quando si provava a ripetere queste operazioni su tre territori diversi si triplicavano determinati tipi di attività e di costi, focalizzarle vuol dire andare in quella direzione. Ovviamente si parla di servizi economici, si parla di servizi di formazione, si parla di servizi anche diretti alle imprese spiccioli, ma soprattutto dovremmo essere in grado di avere una rappresentanza maggiore del nostro territorio in confronto alla Toscana. Oggi la nostra associazione è la prima come dimensioni di aziende e di fatturato della Toscana, quindi siamo il primo gruppo toscano come Confindustria. Sono aziende e imprese anche simili? Cioè la scelta è stata fatta anche su questa base, nel senso come area industriale, intendo. Sì, sono simili come tipologia di servizi, di esigenze, infrastrutture carenti in alcuni casi. C'è molta metalmeccanica che, al di là che si è specializzata per temi diversi, il tessile a Prato, la carta a Lucca, pasta e treni, per dire, nel pistoiese, però sono molto similari. Poi chiaramente se un imprenditore fa carta o fa tessile non si può dire che sia la stessa tipologia di industria, ma dal punto di vista delle tematiche riguardanti l'ambiente, i prodotti chimici e quant'altro sono molto simili, pertanto devono affrontarle con una similarità molto molto importante. Senta, tornando invece al suo ruolo di presidente di Formetica, prima abbiamo parlato di questo corso evento con lo chef Canavacciuolo, poi magari ci torniamo, l'appuntamento è il 23 marzo, le iscrizioni potete farle sul sito di Formetica, però c'è un altro progetto importante che state portando avanti, quello dedicato ai ragazzi, quindi diciamo così, per carità, da Canavacciuolo ci può andare chiunque, anche i ragazzi, certo, o anche le persone adulte che magari sono interessate in qualche maniera proprio ad apprendere qualcosa da questa persona che è stata sicuramente innovativa nel suo campo, però può insegnare molto. E, dicevo, ai ragazzi per i corsi post diploma, vengono definiti ITS. Ne è partito già uno e in cantiere ce n'è un altro. Le iscrizioni fra l'altro scadono domani. Ci spiega di che cosa si tratta? Sì, abbiamo costituito la fondazione ISIL, Italian Super Yacht Life, con tutte le scuole nautiche della costa, da Massa fino a Grosseto, con alcune aziende del territorio, come Perini Navi, Overmarine e Codecasa, Navigo, la società che raccoglie oltre 200 imprese della Versilia intendendo la costa. Poi ci sono le province di Lucca, di Pisa, quindi è un'associazione formata da molte istituzioni che tendono a far sì che si possa formare studenti usciti dalle scuole superiori specializzati in alcuni rami che sono di interesse delle aziende, specializzati con tematiche che vengono proposte dalle aziende e in alcuni casi anche con insegnanti che escono dal mondo aziendale. I corsi, come ricordavo, sono stati al momento due perché la fondazione è stata costituita nel luglio del 2015, quindi è molto molto recente. Tra l'altro io sono stato presidente fondatore e poi ho passato la mano in maniera più specifica all'ingegner Puerio, presidente di Navigo, che ora è presidente di questa fondazione. Il primo corso, dicevo, riguardava Super Yacht Captain, che prevedeva il numero limitato di 20 studenti che passeranno 12 mesi in nave, in barca, quindi a imparare il mestiere. Devo dire che avevamo avuto 58 richieste, quindi è un successo sicuramente importante per poter poi arrivare alla selezione dei 20 candidati che sono partiti. Devo ricordare che questi corsi sono totalmente gratuiti perché finanziati dalla Regione, quindi è un'opportunità che viene data a questi ragazzi.
L'altro corso, appunto, che stavo ricordando, partirà a breve, riguarda Super Yacht Refitters. E anche in questo corso c'è il numero limitato di 20, il numero chiuso di 20 studenti, e già ad oggi siamo leggermente superiori a questo numero, quindi anche qui dovremo fare una selezione per poter accedere al corso stesso. Qual è l'obiettivo importante per noi? È far sì che questi ragazzi acquisiscano specifiche importanti che poi il mondo del lavoro richiede, quindi specializzati per dare una risposta idonea alle esigenze del lavoro, ma vorremmo anche pensare che questi ragazzi poi si possono crescere come numero e aumentare la nostra presenza di capitani, perché oggi noi che abbiamo una grande capacità di costruzione, quindi siamo leader nel mondo come capacità costruttiva di yacht, non lo siamo invece per quanto riguarda i capitani sono per il 90% esteri, quindi noi dovremmo aumentare la nostra penetrazione in questo campo per avere una maggiore, quindi anche fidelizzazione con il nostro paese e con i nostri costruttori. Ecco, sul sito internet di Formetica è vero che mancano poche ore, però magari siete in qualche maniera comunque interessati. Corso tecnico superiore per la produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e o relative infrastrutture. Ma questi corsi vengono fatti perché forse la scuola non prepara abbastanza bene, per carità, non sto criticando la scuola, perché le aziende sentivano la necessità, invece di avere dei ragazzi che uscivano senza alcuna esperienza, almeno di formarli un minimo e poi magari di scegliere i migliori, perché poi l'obiettivo credo che sia proprio quello di inserirli attivamente nel mondo del lavoro. Sì, no, la scuola sicuramente sta facendo un buon lavoro, è un lavoro preparatorio al quale ci deve essere messa una specializzazione superiore, quello che appunto cerchiamo di fare. Tra l'altro il corso che sta partendo prevede 1200 ore in classe e 800 ore di stage, quindi certo. Stage presso le aziende, quindi è chiaro che noi stiamo cercando appunto di dare una specializzazione aggiuntiva a quello che è la preparazione di base che la scuola fa, e una preparazione che sia specifica e mirata a quelle che sono le esigenze che le aziende dimostrano nel tempo. Magari oggi facciamo questi corsi, fra alcuni anni faremo corsi diversi in base a nuove esigenze che la scuola, che l'azienda può avere fatto emergere, e la scuola non può essere così reattiva nei corsi standard, mentre lo può essere questo corso di specializzazione che viene formato da noi. E poi lei l'ha sottolineato, grazie alla Regione Toscana, sono corsi gratuiti, dunque anche per le famiglie, no? Questo è importante, perché appunto i ragazzi possono parteciparvi senza problemi. Vorrei continuare a leggere i quotidiani, almeno qualche notizia, vi segnalo a pagina 6, questo a proposito di imprese e di imprenditori è un grande traguardo, sottolinea La Nazione, mezzo secolo di cultura cittadina nei libri della Maria Pacini Fazzi, la casa editrice festeggia i 50 anni con una cerimonia alla Camera. Laura Sartini ha firmato un'intervista a Francesca Fazzi e la madre Maria Pacini Fazzi, vi invito a leggerla perché è molto interessante. E poi ieri la presentazione della nuova edizione della mostra delle camelie, sempre più internazionale e ricca, mostra delle camelie, boom di eventi, nuove collaborazioni e riconoscimenti, cresce l'edizione 2016. Fra l'altro appunto ci sarà questa particolare cerimonia perché il camiglieto di Sant'Andrea di Compito diventerà giardino di eccellenza, appunto riconoscimento che viene dato per le istituzioni internazionali della camelia. Lei conosce la manifestazione, Romiti? Sì, come no. Le camelie... C'è andato qualche volta, al di là di tutti i lucchesi credo in giardino abbiano almeno una camelia, ma lei proprio la mostra è sì, sono andato e tra l'altro faccio anche la passeggiata nel camelieto nel gennaio, quindi è veramente un giardino speciale, particolare. Tra l'altro bisogna anche ricordare come si sono impegnati in maniera veramente molto egregia a recuperare un bosco abbandonato, rendendolo veramente un giardino, come appunto sì. Si è ricordato prima. E poi addirittura in questo caso, come sottolineano i quotidiani, anche noi l'abbiamo fatto, si parla di giardino di eccellenza. Quindi. Sempre a Capannori, la priorità è il restauro per lo stadio, niente gestore, annullato il procedimento di gara per l'affidamento dell'impianto sportivo. Questo articolo di Nicola Nucci dedicato allo stadio comunale, l'amministrazione punta a una riqualificazione
con i privati. C'è bisogno appunto di un intervento importante su questa struttura un pochino da riqualificare, e appunto ci sono dei dettagli svelati nell'articolo firmato da Nicola Nucci. Vi segnalo anche questa notizia, pagina 13 del Tirreno, siamo in Mediavalle Garfagnana, decine di famiglie isolate per una frana a Brucciano, a Molazzana. Gli abitanti di Calomini possono scendere verso valle solo da Vergemoli, con una strada molto più disagiata e più lunga, ora messa a senso alternato. 55 le persone coinvolte, isolate non nel vero senso della parola, però comunque che hanno difficoltà a lasciare e a raggiungere le abitazioni perché devono fare una strada molto più lunga. Una breve pausa, poi torniamo insieme ancora a Claudio Romiti, ancora per commentare le notizie che arrivano dalla Versilia e in particolare il recupero di Bussola domani, quindi siamo nel cuore della Versilia, a Camaiore. A fra poco. Terza parte di Buongiorno con noi in questo venerdì 26 febbraio, in mia e in vostra compagnia anche Claudio Romiti, presidente di Formetica, vice direttore di Confindustria Toscana Nord. Stiamo parlando dei corsi di formazione promossi da Formetica, agenzia formativa promossa appunto da Confindustria, ma anche un po' della situazione del comparto industriale della provincia di Lucca. Lei, senza ombra di dubbio, arriva dal mondo della carta, no? Sì. Su questo so che insomma è difficile dare dei, come dire, dare dei giudizi e dire come sta andando comparto per comparto, però lei il mondo della carta lo conosce bene. Prima parlava dei tre poli, no? Lucca, Pistoia e Prato, perché Confindustria Toscana Nord comprende questi tre territori, e sicuramente noi siamo il polo, noi come provincia di Lucca siamo il polo della carta. Qualche cosa su questo settore ce lo può dire? Beh, il polo della carta lucchese direi che sicuramente non è il più importante d'Italia, ma forse è il più importante d'Europa, sì. Quindi si va al di là. Tra l'altro ha una caratteristica, direi fondamentale, che è un polo che si fonda su due tipologie di carta: carta per cartone ondulato, quindi per le scatole da imballaggio, e carta igienica, che sono le due tipologie di carta che in questo momento continuano a crescere e andare avanti nei consumi nonostante la crisi economica. C'è stata sicuramente una grossa crisi per quanto riguarda la carta grafica, la carta da stampa, che con i vari media stanno riducendo le loro volumetrie, però questo non succede per le due tipologie di carta che sono a Lucca. Quindi fortuna, capacità imprenditoriale, non lo so, il fatto sta che Lucca ha questa opportunità importante. Soprattutto il settore igienico continua a crescere nel mondo, noi abbiamo la fortuna di avere imprese manageriali internazionali, multinazionali, ma anche multinazionali lucchesi che sono nel mondo, e quindi è un settore che veramente ci dà lustro e ancora continua a crescere. Le difficoltà ci sono tante anche in questo settore, sono difficoltà legate al costo dell'energia, alle normative ambientali, molte volte incertezza di normativa ambientale, che è ancora peggio, perché la normativa fosse chiara e trasparente, facile da interpretare, molte volte così non è, quindi crea difficoltà alle imprese per poter rispettare una norma interpretabile da attori, dico io, piuttosto che essere rigidamente asettica. Quindi appunto ci sono queste difficoltà, però il nostro mondo è un mondo che dove veramente, grazie anche al connubio con lo sviluppo della metalmeccanica che a Lucca è cresciuta insieme alla carta, siamo veramente al top delle eccellenze della tecnologia, e questo ci fa essere veramente leader mondiali da questo punto di vista. Prima, quando parlavamo dei corsi ITS, quelli due, diciamo così, di cui siete occupati in prima persona come Formetica, sono quelli legati invece al settore della nautica. Ecco, anche dai dati che sono stati diffusi anche ultimamente, anche qui dei segnali positivi e si va in una direzione ben precisa ci sono per il comparto sul nostro territorio. Sì, voi sapete bene che la nautica ha avuto anni di crisi, profonda crisi legate all'economia, ma anche legate a normative nazionali che hanno in qualche modo penalizzato chi voleva divertirsi con una barca più o meno grande. Oggi sta tornando per fortuna sul mercato, stanno tornando gli acquisti, ma sono acquisti per super yacht, quindi barche che vanno oltre 50, 60, 70 metri.
addirittura stiamo realizzando barche da 100 metri, barche, yacht, meglio chiamarle con il loro nome. Quindi ecco, in questo vediamo una ripresa, un ritorno a questi ordinativi, però sono purtroppo, dico, ordinativi che vanno solo all'estero, quindi manca la commessa interna. E qui si rallaccia l'esigenza di avere poi insieme alla barca che va fuori anche il capitano italiano che possa seguire queste barche, che possa completare il lavoro che i nostri cantieri fanno, perché bene, sarebbe bene che una barca, uno yacht che esce da noi, poi possa tornare a noi per tutte le operazioni di manutenzione o rinfrescamento che devono avere. E in questo caso dovremmo avere anche dei porti in grado di poterli accogliere e far sì che possano rientrare ed essere, diciamo così, accudite da noi. Voi sapete, noi sappiamo bene purtroppo che il nostro porto di Viareggio non è in grado di lavorare con barche così grandi, quindi le nostre aziende devono appoggiarsi sui porti vicini tipo Livorno, tipo La Spezia, e questo è un limite che in qualche modo dovremmo vedere di ridurre nel tempo. E fra l'altro in Versilia, al di là del porto, fra altre cose se ne è parlato la settimana scorsa con la visita del presidente della regione Rossi, ha parlato di un potenziamento proprio del porto, di progetti che dovrebbero insomma, rilanciare il porto di Viareggio. In questo momento, quando si parla di mare, c'è al centro anche la vicenda del caso Bolkestein, ovvero la normativa sulle concessioni demaniali. Ieri una, diciamo così, purtroppo un'indicazione che porterebbe alla messa, alla cancellazione della proroga che è stata concessa dall'Italia, i balneari che dicono: noi pronti a intasare i tribunali, faremo valere le nostre ragioni e in estate saremo al nostro posto. Imprenditori e sindaci sono concordi in vista una raffica di contenziosi, perché appunto l'Unione Europea, la Corte starebbe per bocciare appunto la proroga al 2020 delle concessioni demaniali. Da una parte c'è l'esigenza di tutelare ovviamente gli imprenditori balneari che nel corso degli anni hanno investito risorse economiche, di tempo, eccetera, sugli stabilimenti balneari, dall'altra un mercato libero. Non voglio metterla in difficoltà, ma lei si è fatta un'idea su questo fronte? Ma io l'unica idea che posso sottolineare con forza è che non si può lasciare alle imprese l'incertezza del futuro. Cioè le imprese devono avere certezza dei tempi e dei metodi con cui possono fare la loro impresa. Se gli cambiamo sempre le carte durante il gioco, chiaramente le aziende non possono essere in grado di investire e di programmare il loro futuro. E questo non fa altro che aumentare la paura, la preoccupazione e la crisi stessa. Quindi io mi auspico che si possa veramente trovare una soluzione che dia definitivamente una risposta a lungo termine, a lungo tempo di queste attività. Questa è la cosa, direi, fondamentale. Rimango alle pagine della Versilia, visto che abbiamo visto l'apertura del Tirreno di Viareggio. Ci si avvicina, ovviamente essendo venerdì, a domenica, Carnevale, il meteo, incubo, pioggia sul quarto corso, ancora weekend di previsioni no, e c'è chi pensa a una doppia sfilata il 5 e 6 marzo. Domenica dovrebbe, appunto, ci sarà questo quarto corso mascherato domenicale. Se dovesse saltare, potrebbe esserci l'ipotesi, siccome l'ultimo corso è il 5 marzo, che è un sabato, potrebbe esserci appunto l'ipotesi invece di un recupero nella giornata di domenica del 6. Vi ricordo la diretta su Rete Versilia News, canale 85, a partire dalle 14.45, poi la replica molto molto seguita su Noi TV alle ore 20. E poi a proposito di Carnevale, questi sono gli eventi collaterali. Canzonetta Weekend Bis con il Sold Out. Stasera e domani si replica, quasi esaurito per le ultime due risate dello spettacolo della Burla Macco 81. C'è anche la foto del nostro Massimo Mazzolini in versione del Ghingaro, che è tanto piaciuto, e anche lo stesso del Ghingaro, insomma, si è divertito a vedere Massimo Mazzolini che lo impersonificava. E poi vorrei segnalarvi anche un'altra notizia, qui si parla di politica: Alberici e Pesci al PD, noi ci autosospendiamo. Ovviamente sono i riflessi
della vicenda del Ghingaro, due lettere, spiega il Tirreno, una indirizzata al circolo del Partito Democratico di Fiesole e l'altra a quella del Centro Storico di Lucca, le hanno scritte Walter Alberici e Alessandro Pesci, i due assessori si autosospendono dal PD dopo la decisione di non iscrivere al momento il sindaco del Ghingaro. E poi due pagine addirittura che il Tirreno dedica a Bussola Domani, l'arena dei 50.000, due passi dal mare, 16.000 metri quadrati per concerti e maxi eventi. Ieri la presentazione di questo nuovo progetto di recupero dell'area, che costerà 800.000 euro e consentirà di realizzare un parco da 75.000 metri quadrati. Coinvolto in prima persona nel progetto c'è anche Mimmo D'Alessandro, che promette la partenza sarà con il botto, ma ci vorrà un altro anno. D'Alessandro sarà uno dei motori dell'ambiziosa partita camaiorese e promette al Lido l'arrivo dei big del calibro di Elton John e dei Rolling Stone. Purtroppo non per questo 2016, ma si partirà nel 2017. E poi appunto c'è questa foto, Mimmo D'Alessandro, Mario Bernardini e il sindaco di Camaiore, Alessandro Del Dotto, tutti e tre appunto in questa foto. Sicuramente è un recupero significativo, no? Per la Versilia, riparlare di Bussola Domani. Io ero troppo piccolo, quindi... No? Ritorniamo al futuro, direi, con questa, sì, con questa opportunità. D'altronde Mimmo ha dimostrato di essere un grande organizzatore, quindi sono abbastanza sicuro che riuscirà a vincere anche questa scommessa e sarà sicuramente un ottimo fiore all'occhiello per tutta la Versilia. Lei è un appassionato di musica, in particolare anche del Summer Festival? Non eccessivo di musica in generale, il Summer Festival a volte si partecipa, perché non si può non partecipare a una manifestazione così grande. Senta, prima quando parlavamo di questi corsi di formetica, corsi che vogliono rompere un pochino gli schemi, e vi ricordo Canavacciuolo e lo chef il 23 marzo per parlare non soltanto di cucina, farà un piccolo show cooking come lei accennava, ma soprattutto parlerà delle sue scelte, del modo di approcciare l'impresa che poi gli hanno permesso di avere successo. Lei prima diceva che chiaramente ci sarà una serie, no? Di appuntamenti anche con altri dedicati ad altri temi, insomma. Esatto. Ci può anticipare qualche cosa? Ma come dicevo, posso anticipare l'area di servizio, ma non i nomi. I nomi ancora sono top secret, stiamo lavorandoci. Okay. Allora, saranno aree solo appunto sulla cultura, uomini che hanno avuto successo nel web, magari scrittori, in modo da arrivare appunto a portare esperienze vissute di grandi capacità manageriali che possono stimolare la voglia di imitarli e di innovarsi anche da parte di chi ascolterà queste relazioni. Noi abbiamo poi anche un'altra linea che si chiama Master Management 199, dove abbiamo seguito questo stesso progetto prendendo grandi personaggi. Da noi è venuto Yuri Velázquez alcune settimane fa, e gli altri seguiranno. Quindi proprio una linea di stimolo verso la capacità di riflettere, di quindi portare fuori le nostre potenzialità che molte volte rimangono latenti per mancanza di definire un progetto di realizzazione e di sviluppo. Sono incontri che ci saranno, diciamo così, a breve o verranno spalmati nel corso del 2016? No, spalmati nel corso dell'anno per non essere eccessivamente concentrati, anche per dare tempo alle persone di riflettere da un incontro all'altro su quelle che sono le possibilità. Ecco perché appunto uno può partecipare a tutti i corsi, no? O anche liberamente. Avendo questo proprio scopo, come dicevamo, formativo. Non è che all'incontro con Canavacciuolo, per carità, ci possono essere anche gli appassionati di cucina, però ci può andare chiunque voglia apprendere qualcosa dal punto di vista manageriale. Soprattutto, non impareranno a cucinare lì, ma dovranno imparare a formare un'impresa, che è una cosa diversa. Ci dobbiamo fermare per un'altra breve pausa, l'ultima, poi nella quarta parte di Buongiorno con noi, sempre in compagnia di Claudio Romiti, daremo uno sguardo anche ai quotidiani nazionali, fra poco.
Ultima parte di Buongiorno con noi in questo venerdì 26 febbraio 2016, sempre in compagnia di Claudio Romiti, presidente di Formetica, vice direttore di Confindustria Toscana Nord. Vorrei dare uno sguardo prima ai quotidiani nazionali, alle prime pagine. Partiamo dal Corriere della Sera, in primo piano la politica, in particolare la vicenda delle unioni civili. In Senato il primo sì. Approvata la legge, Renzi che dice ha vinto l'amore, polemiche su Verdini che vota la fiducia. A favore in 173, i no sono 71. I 5 Stelle lasciano l'aula. Il ministro Alfano che dice fermate le adozioni contro natura. Una dichiarazione che insomma ha fatto scalpore, che viene ripresa un po' in tutte le salse dai media. E poi c'è una foto che parla ancora di migranti, rotta sulla Puglia per aggirare i Balcani. Atene richiama l'ambasciatore a Vienna. Sui migranti, scrive il Corriere, si sta aprendo una crisi diplomatica in Europa. La Grecia richiama l'ambasciatore a Vienna per protesta contro il blocco delle frontiere. Bruxelles avverte gli stati, serve una soluzione o si rischia una catastrofe umanitaria. E poi la lotta all'ISIS, missioni speciali, Tornado e navi, l'impegno in Libia, atteso il via libera da Tobruk. L'Italia si prepara a intervenire in Libia nell'ambito di una missione militare di supporto su richiesta delle autorità libiche. E poi tornando all'Italia, non fermò i bulli, accuse alla preside. A Pordenone, secondo i PM, due ragazzi avrebbero spinto una compagna al suicidio. Una vicenda di qualche settimana fa, una dodicenne che si gettò da alcuni metri dal secondo piano, per fortuna ce l'ha fatta, insomma si è salvata, però l'inchiesta sta andando avanti e secondo quanto raccontato anche la preside sarebbe finita sul registro degli indagati perché era a conoscenza di questi atti persecutori e non avrebbe fatto nulla. Vediamo anche la prima pagina di Repubblica, Unioni Civili, il via libera del Senato, Renzi che dice passo storico, ho rischiato, ammette, sì alla fiducia con i voti dei verdiniani, Alfano lo Schutzschild era contro natura ed è polemica. Anche in questo caso si parla dei migranti con questa foto, un bambino soccorso da una nave italiana nei pressi di Augusta in Sicilia, un soccorritore che dà il 5, come si suol dire, a un piccolo. Trova spazio però all'interno dei quotidiani, c'è un piccolo richiamo in prima pagina sul Corriere della Sera, la visita a Roma di Jean-Claude Juncker, il presidente della Commissione europea, a Roma, appunto. E a proposito della situazione internazionale, di quanto si parla in Europa, volevo chiedere a Claudio Romiti quanto incide il periodo in cui, delle ultime settimane, con le crisi sui mercati, le borse, eccetera, anche sull'economia di un territorio più limitato, no? Perché noi siamo abituati a leggere sui giornali la crisi delle borse, le imprese, no, che in qualche maniera ne risentono, ma poi anche nelle imprese lucchesi, tanto per intenderci, ci sono dei riflessi a breve termine oppure bisogna guardare più lontano? Io credo che bisogna guardare molto più lontano e a volte sembra che sia proprio totale disconnessione fra quello che riguarda l'economia reale, la crescita delle imprese e l'attività di borsa. Probabilmente totalmente disconnessa. Stavamo parlando prima di un segnale di recupero, di ripresa, ancorché siano deboli e la borsa italiana ha ceduto il 28%, 25-28%, quindi non c'è nessuna connessione. Certo è che questa incertezza, questo crollo delle borse, quindi questo panico che per certi versi avviene nel mondo finanziario, poi creerà delle ripercussioni negative su quelle che sono le aspettative sia degli utenti, sia poi anche a lungo delle imprese. Noi speriamo di no, speriamo che le imprese possano traghettare questa crisi, ma è molto difficile evitare la fase di preoccupazione che si diffonde. Tant'è vero che abbiamo visto che l'aspettativa, diciamo così, dei consumatori non è in questo momento positiva. Senta, parlando della formazione, visto che lei appunto è anche presidente di Formetica, oltre vice direttore di Confindustria, prima abbiamo parlato dei ragazzi che magari escono dalla scuola, devono trovare un lavoro, oppure anche dei corsi che ci sono dopo la laurea. Però Formetica organizza corsi anche per i lavoratori, cioè per le persone che sono all'interno delle aziende.
oppure per gli stessi imprenditori, per far sì che migliorino. Anche questo è importante, no? La formazione continua viene Sì, definita. formazione continua a chi è in azienda, ma anche formazione continua a chi in azienda non è, quindi vengono fatti tanti corsi di specializzazione per operatori che cercano un nuovo lavoro e questi vengono disegnati con lo stesso stile di collegare le esigenze dell'azienda con gli studenti, quindi avvicinare quella che è la domanda e l'offerta. Tra l'altro abbiamo anche sponsorizzato e stiamo progettando uno sportello che si chiama Eurodesk che tende anche a favorire lo spostamento in Europa di ragazzi appena diplomati in cerca di lavoro, quindi unire alla formazione anche i contatti e le conoscenze con opportunità di lavoro che possono essere incrementate. La formazione sicuramente deve essere trasversale e dicevo prima, i campi sono sicuramente sicurezza, ambiente, ma anche le capacità specifiche di una professionalità, posso dire il saldatore per fare un Certo. esempio banale, ma anche l'elettromeccanico, l'elettrotecnico che devono chiaramente perfezionarsi senza per questo avere alle spalle una scuola di formazione molto ampia. Ma volete favorire la fuga dei cervelli invece di riportarli dentro? È una battuta, Vorremmo ovviamente. aspirare i cervelli verso l'Italia. No, no, io penso che se un ragazzo italiano ha esperienza all'estero, ha modo di vedere cosa c'è intorno al mondo, forse si arricchisce di conoscenza, cultura e quindi può diventare anche un miglior operatore nazionale. Però non dimentichiamoci che molte aziende lucchesi hanno sedi all'estero, quindi hanno bisogno di ragazzi in grado Certo. di lavorare bene e di poter anche però essere in grado di viaggiare all'estero, quindi conoscenze dell'inglese e interscambio. Bisogna essere aperti al mondo oggi. Non vogliamo la fuga, vogliamo che le nostre radici siano qua, però chiaramente le radici non vuol dire non viaggiare, non conoscere, perché essere chiusi non ci fa sicuramente arricchire dal punto di vista anche delle competenze. Eh beh, assolutamente, insomma, la mia era una battuta, Certo. chiaramente, insomma, i ragazzi che fanno esperienza all'estero, soprattutto quando sono giovani, magari quando si sono appena diplomati, devono fare l'università, eccetera, è importante perché capiscono come vanno le cose. La Gazzetta dello Sport, parliamo anche brevemente di sport, ieri ci sono stati i sedicesimi di Europa League, è andata male perché si salva soltanto la Lazio, il Napoli e la Fiorentina fuori. Napoli e Higuain crisi, Viola picco, agli ottavi solo una bella Lazio. E poi la vicenda Inter, queste voci che si erano rincorse nelle ultime ore, negli ultimi giorni, su un Tohir che avrebbe voluto vendere la società perché insomma, i risultati non arrivano, ci sono tanti debiti, e invece una sorta di smentita. Io non lascio l'Inter, se entra un socio sono contento. Però scrive che alla Gazzetta i dubbi restano e il fair play è lontano. Le verità di Tohir, così viene intitolato. Poi le novità che riguardano anche Antonio Conte. Conte al Chelsea, ormai ci siamo. Nuovo vertice a Londra. Entro 7 giorni è atteso il sì di Abramovic, triennale da oltre 5 milioni. Dunque il tecnico, l'attuale tecnico della nazionale che sembra destinato poi a invece dopo gli europei ad andare ad allenare il Chelsea. Lei è appassionato di sport, di calcio? Lo Segue? seguo Tifoso debolmente dell'Inter. dell'Inter. Ah, allora non Siamo posso. nelle patemi d'animo praticamente. Non posso non farle una domanda. Partiti bene, poi una crisi, che succede? Ma io direi che forse ha continuato come è partito, perché i risultati sono arrivati da un gioco che forse non era esaltante, un gioco chiaramente che tentava di essere efficiente, efficace più che efficiente, una squadra ancora da sviluppare, quindi bastano azioni positive e vinci, azioni negative e perdi, ma la squadra non mi sembra che sia molto cambiata dall'inizio ad oggi. E diciamo che tutti quei risultati 1-0 oppure vittorie all'ultimo minuto potevano essere un segnale, no? Lo In erano, sostanza, secondo me, lo lo erano. erano. E senta, questa cosa qua di Tohir, chiaramente no, si parla di oltre 400 milioni di euro di debito, il fatto che chiaramente bisogna rientrare piano piano, però ecco, chiaramente una società come l'Inter è una multinazionale, no? Ha dei bilanci incredibili. E lui dice, se arriva un socio sono contento. Beh, insomma, Ci è ovvio. vuole tanto coraggio. Io onestamente non conosco i bilanci del mondo del pallone, è un mondo che sfugge ai bilanci imprenditoriali, alla mia conoscenza. Sono tanti soldi, però sono in plusvalenza, credo che se
iniziano a fare il famoso fair play, probabilmente si può anche consolidare i bilanci stessi, ma per questo ci vogliono anni di risultati e forse qui bisognerebbe ragionare un'ottica che in Italia forse non è molto sviluppata, è quella di guardare sui giovani, sullo sviluppo delle scuole calcio e quindi far sì che si formino delle eccellenze di fuori classe in casa invece di andare a comprarli sempre all'estero, e l'Inter in questo senso è uno degli esempi dove gli italiani ce ne sono veramente pochi e forse dovremmo riflettere anche su questa tipologia di politiche sul calcio, calcio in particolare, ma forse in tutto lo sport questa cosa andrebbe rivalutata. Domenica, poi, io sono juventino, ogni tanto lo dico, c'è il derby appunto allo Stadium a Torino fra Juventus e Inter. Lei è uno che guarda più la televisione oppure ogni tanto allo stadio ci fa una scappatella? Guardo poco anche la televisione, devo dire che le partite non sono poi tutte da vedere. Senta, siamo in chiusura e allora le voglio far ricordare questo appuntamento. Il 23 marzo ci sono le iscrizioni aperte, trovate le informazioni sul sito di Formetica, formetica.it. Il 23 marzo la ricetta del successo, questo pomeriggio insieme allo chef stellato Antonino Canavacciuolo. Ci ripete i motivi che dovrebbero spingere le persone a venire? È la curiosità di capire come qualcuno è riuscito a reinventarsi un mestiere, di farlo diventare una nuova professione, di come si può rilanciare un'attività tipo ristoranti, come ha fatto lui, ma soprattutto come iniziare una nuova tipologia di imprese, quindi come diventare anche imprenditore di se stessi creando un'azienda che possa essere in qualche modo una soluzione a questi tempi di crisi, quindi sapere uscire. Evitare quindi di stare seduti in poltrona a lamentarsi di quelle che sono le crisi che ci circondano, ma trovare dentro di noi quelle motivazioni, quelle potenzialità che abbiamo e esaltarle. Quindi dall'esempio di chi ci è riuscito, trovare gli stimoli per poter fare altrettanto. Grazie, ha spiegato veramente in 30 secondi l'obiettivo di questo incontro. Grazie a Claudio Romiti, presidente di Formetica, vice direttore di Confindustria Toscana Nord, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a voi. Buon lavoro. Buona giornata anche a voi. Grazie a voi per averci seguito, se volete l'informazione su NewTV continua, una breve pausa e poi l'edizione del TG Noi. Buona giornata.